Bella a tutti ragazzi, qui è Mesme. Qua è Okra. E ci troviamo in una mappa diversa dall'altra volta che si chiama Azit. Ci troviamo in una modalità diversa dall'altra volta, siamo in deathmatch. E oggi cominceremo a spiegarvi alcuni tipi di arma. Cominceremo con le armi melee. Marco, ci vediamo al centro. Arrivo. Oh, eccoti. Allora, io con me ho portato la katana, la Sigma Blade e il Breaker. Le prime due spade sono state aggiunte da poco. Io invece ho portato la Counter, ne avevamo già parlato, l'arma da spam perfetta. La Plasma, che sarebbe una spada dall'origine di S4. E la Batstorm, che sarebbe una mazzona da baseball, anche questa è un'arma da inizio S4. Facciamo che ne spieghiamo una a testa? Facciamo che ne spieghiamo una a testa. Allora, come già detto, la katana è stata aggiunta da pochissimo. I suoi ha diversi tipi di attacchi, come ogni spada che si rispetti. Allora, cominciamo subito. Attacco base è questo, che si fa col mouse tasto sinistro. Premendolo più volte viene fuori la combinazione di attacchi. Poi c'è l'attacco caricato col destro, che è questa cosa figa qui, che quando colpisce ti fa veramente molto danno. Specifica che fa crashare. Giusto, se il vostro computer non è abbastanza potente, c'è il rischio che crashi S4. Non è il caso del mio computer, per fortuna. E continuiamo. Che cazzo fai? Attacco in salto, che è questo. Che sembra una cosa molto ninja. Può essere usata come tutte le spade, più o meno, può essere usata anche per trickare, ma siccome non ci troviamo in un match TD non posso mostrarvi. Ma come penso sia intuibile, il fatto che spostandosi con questo attacco sia anche possibile fare touchdown. Marco, a te la parola. Allora, la prima arma che vi farò vedere è la Counter Sword. Allora, la Counter Sword ha, come la katana, diversi attacchi. Col tasto sinistro abbiamo questo, che è l'attacco semplice. Cliccando più volte abbiamo la combo. Che quasi nessuno, diciamo, usa, a parte qualche spammone. Ecco, l'attacco caricato, che sarebbe un attacco, vai, diciamo che ti faccio da palla, quando vai. Allora, ecco, mi ha quasi one shottato pure e ho 138 HP, È un attacco molto forte, ha un raggio d'attacco elevato, è usata molto per difendere in touchdown. E poi c'è il jump attack, che vi faccio vedere ora, saltando e cliccando. E si può fare anche una combinazione facendo l'attacco, il jump attack più l'attacco caricato. Esattamente. Come avete la Counter ha diverse funzioni. Infatti con l'attacco destro fa para. Attaccami, Ale. Ecco. Come avete appena potuto vedere, quando l'avversario ti attacca con un'arma melee e voi usate il tasto destro, l'avversario viene stunnato. Aia. L'avversario viene stunnato. Bravo. Esattamente. Ah, ho dimenticato di dire che la katana ha anche l'attacco forte di sinistro. Questo qui che ho fatto adesso. Vabbè, continuiamo. La Counter viene considerata spam quando... Marco, fai vedere. Quando, anche se tu fai due attacchi, per gli avversari è spam. Vi faccio vedere. Ecco, questo è considerato spam. Esatto. E aspetto che respawni e spiego qualche altra cosa della Counter, poi do la parola a te. Vai, vai. Lì, eccomi. Ok, allora ragazzi, la Counter, oltre che essere una spada fortissima, può essere usata per fare molte combinazioni. Adesso vi mostro. Io ho portato una skill, che sono le ali, che permette di volare, appunto, è questa qua. Una volta usata una volta usata suma continuamente SP. Ora vi mostro il dodge, che sarebbe questo.
usato con le ali, che si può fare solo con la counter. Si preme il tasto destro e si fa il semplice dodge. Ora voi penserete che questa mossa sia una cazzata. In realtà in touchdown è molto utile. E vabbè, per ora con la counter diciamo che è tutto, poi faremo vedere altre cose, magari alla fine della puntata. A te la parola. Passiamo alla seconda spada delle mie, che è la Sigma Blade, anche questa è aggiunta da pochissimo. La Sigma Blade, a vederla così, è una spada abbastanza strana, perché per me, cioè, normalmente fa solo questo attacco qui, non importa quante volte voi lo premete. Non ha un attacco caricato col sinistro, però ha questo. Marco, fermo. Ecco, questa qui che noi ci divertiamo a chiamare Kaioken, è la modalità che si attiva col tasto destro. La Sigma Blade si potenzia, diciamo, oltre che spazza via i nemici. Come potete vedere, esatto, si è ingigantita e fa delle combo assurde, che sono considerate spam. Ovviamente, ma come è un po' tutto. Se non sbaglio, anche all'attacco in volo la Sigma, non mi ricordo. Non può vedere. Sì, però no, è strano. È strano la Sigma Blade, forse una delle spade più strane che abbiano mai aggiunto su S4. Fai vedere l'attacco caricato. Aspetta, hai saltato l'attacco caricato. Non ce l'ha l'attacco caricato? Ce l'ha. È vero? Ah, ecco questo. Si può attivare soltanto quando la ingigantite, però, col tasto destro. Una cosa scomoda della Sigma Blade è che, pur essendo molto forte, una volta che siete entrati, nella modalità del tasto destro, non potete cambiare arma se prima non disattivate la stessa modalità. Fai vedere. Come SP aggiungerei. Mostra. Ecco, se io provo a cambiare arma, lei non me la cambia in questo momento. Ok. Passa alla tua seconda arma, va. Allora, la seconda arma, come abbiamo visto, è la Plasma Sword. È una spadina, sembra innocuo, ma in realtà vi assicuro che è molto forte. Allora, diversi attacchi anche lei. Questo è l'attacco premuto in successione, l'attacco leggero, che quasi nessuno usa, però può essere utile per spammare. Ecco, una cosa che vedete perché è odioso quando spammano, perché rende l'impossibilità al personaggio di saltare. Ecco, sì, perché è considerata una cosa odiosa lo spam. Marco, mancano 30 secondi alla fine del tempo. Direi interrompiamo un attimo che inizia il secondo tempo. Ok, dai. Ti tocca troccare la spiegazione così. Sì, sì. Che mappa delle palle. Sembra più una discarica che altro. No, ma la vista di sotto è orrenda. Ah, perché c'è una parte di sotto? Sì. Ah, io ho sempre visto solo la parte di sopra. Che schifo, sembra un palazzo. Io penso che sia un palazzo. Che brutta mappa. Ciao. Ok, time is up. Abbiamo altre due armi da spiegare, sempre della categoria melee, ma lo faremo in un prossimo episodio, perché sono rimaste solo quelle due. Ne faremo una a testa, penso. Sono lo Spy Dagger. Spy Dagger e le Twin Blade. Le Twin Blade e lo Spy Dagger sono considerati entrambe armi da spam. Ovviamente. In base a come vengono usate. Soprattutto lo Spy Dagger. Lo Spy Dagger è qualcosa di assurdo, ragazzi, veramente. Se l'ho usato come spam, non vi permettono neanche di muovermi. Cominciano a girarvi intorno colpendovi di sinistro. È una cosa odiosa. Ma esatto. Vabbè, siamo al secondo round. Marco, parla pure. Allora, come abbiamo già visto, questo è l'attacco ripetuto della plasma. Poi c'è l'attacco potenziato, che è questo, tenendo premuto il tasto sinistro. E fa anche abbastanza male. Considerate ragazzi che non ho fatto il critico. Vediamo se mi parte. Ecco. E mi ha pure sparato tutta la mappa. Esatto. Che aggiungerei fa cagare. Sì. Madonna, è bruttissima. Ma vabbè. Sì, se la potevano risparmiare effettivamente. Perché torna. Ok, continua. Ha anche un attacco destro che
Non vi posso far vedere le sue reali potenzialità perché non siamo in un match da shootout, ma comunque è questo. Come potete vedere, vi permette di spostarvi rapidamente da un posto all'altro. E diciamo che è semi-stun quest'arma, quest'attacco. Guardate. Io potevo avere il tempo di attaccare con l'attacco potenziato. E questa è una combo che fanno in molti. E in touchdown vi permette molte volte di fare TT, appunto perché si sposta velocemente senza sprecare SP. Quest'arma come la Counter è molto usata per difendere perché è in grado di stunnare senza bisogno che gli avversari vi attaccano. Basta saltare e fare appunto il jump attack, quindi salto e tasto sinistro. Che stunna, che è veramente fastidioso. Sì, basta, hanno capito, cazzo. C'è altro da dire? Vabbè, il come ne vogliamo Il parlare comment lo dopo. faccio vedere. Vabbè, dai. Cioè, Allora, ragazzi. riesci a farlo al primo colpo. Sì, ovvio. Allora, ci sono, come abbiamo accennato prima, la counter può essere abbinata anche alla plasma. Si può fare una combo chiamata Comet. Funziona premendo il tasto destro della Counter Sword. Premere il tasto dove avete equipaggiata la spada, in questo caso io ce l'ho nel 2, e fare il premere tenere premuto sempre il tasto destro e fare il dodge. Ecco. Come potete vedere, l'arma, eh sì, l'arma, il personaggio si alza, è capace anche di andare dietro le spalle dell'avversario, anche sopra. Un'altra cosa che voglio far vedere della Counter, prendi un attimo il martello. Colpiscimi. No, mannaggia, rifai. Il boomerang. Sì, vai. Ecco. Allora, il boomerang consiste quando il vostro avversario vi spinge via, voi siete in grado con una combinazione di tasti di tornare addosso al nemico. È molto usato in touchdown quando vi buttano di sotto dalle mappe e vi permette appunto di salvarvi. E magari in qualche altra puntata vi spiegherò bene, vi farò un tutorial su come si fa il boomerang. A Magari te la assieme a parola. questa puntata ne allegheremo un'altra in un touchdown per far vedere meglio alcune tecniche. Esatto. Passiamo alla mia terza arma, che è questo martellone che si chiama Breaker. Il Breaker è stato aggiunto nella Season 2, che era la Dark Light, forse la stagione più bella di S4, cioè da vedere, perché era tutto molto tetro. Questo martellone ha diversi utilizzi. Ma principalmente questo è l'attacco di sinistro che non può essere caricato. Jump Però attack, che se colpisce fa un botto di danno. E attacco caricato col destro, che crea una specie di onda d'urto. Guarda questo. sopra allora il breaker, ragazzi, ha un'enorme forza d'attacco. Il tasto destro a me fa laggare, non lo uso quasi mai perché lo trovo inutile, però comunque è un'arma da difesa pazzesca, ha un raggio d'azione veramente molto alto. Fai vedere, mettiti lontano, fammi il jump attack, Non toppo, no, aspetta. vai, Boom. Oltre mi ha che, tolto ecco, più di visto che metà ci siamo, vita. sfruttiamo la cosa per dire. Mettiti lo scudo della Counter. Non siete sempre Tasto immuni. destro. Esatto. Se vi Ci fate sono un jump certe attack con armi. qualsiasi arma, subite danni lo stesso. Cioè, vi para quasi da tutto, tranne che dagli attacchi in salto, praticamente. Non solo, con le Twin Blade che vi faremo vedere un'altra puntata e anche con il Breaker, se usate il tasto destro verrete colpiti lo stesso. Prova. Aspetta che mi compare la scritta, ti servono SP. Ok, carichiamo. Boom. Mi ha quasi one shottato, ragazzi, eh. E Allora, se non è sbaglio, finito? funziona anche alle spalle lo scudo. No. Ecco, quindi sapete che dovete sempre essere frontali al nemico quando la usate. Diciamo che forse la Counter è l'arma con cui più ci sono da dare spiegazioni. Già.
Niente, boh, cos'altro possiamo dire? Tailbreaker? Non c'è molto da dire, non c'è quasi nulla, anzi. Anzi, facciamo una dimostrazione che... Stai fermo, parati. Ecco. Con la katana invece subite lo stun. Se lo fate alle spalle, no. Dai. Boh. Dai, faccio vedere la mia ultima arma, dai. Prima che finisce la partita. Allora, l'ultima arma è la Batsword. Allora, quest'arma è molto difficile da usare. Io l'ho imparata, diciamo, a usarla bene da poco. E la preferisco a tutte le altre spade. Ora vi spiego il perché. Allora, all'attacco di sinistro caricato, o anche non, no aspetta, all'attacco non caricato non ce l'ha, però già di sinistro, semplice, fa un danno che è devastante. Ha una respinta oltre che veramente molto elevata. Vai Marco, fagli vedere. Boom. Notate come spinge lontano. Inoltre ha una grande forza d'attacco normalmente. Tutti gli attacchi in sé della Batsword sono veramente molto forti. Ora vi mostrerò il Jump Attack, che è il più devastante, si può usare come combinazione con appunto l'attacco di sinistro. Ora vi faccio vedere. Ecco, mi ha quasi one shottato. Una combo con questi due colpi one shotta quasi il 90% delle volte. Sì, il 90% delle volte è one shot. Anzi, se proprio dobbiamo essere precisi, il 90% delle volte che ha fatto un jump attack con successo è one shot. Anche senza combo. Ora vi mostrerò l'attacco di destro, che è veramente particolare della Bat. Allora, se voi premete una sola volta l'attacco di destro, viene così. Se voi premete tre volte il tasto destro, viene così. E ogni volta che farete questi attacchi, non farete critico. Non farete tanto danno. Però c'è un modo per potenziare questo attacco, che ora vi mostro. Questo è quello prima. Oh cazzo, ho sbagliato. Allora, questo è il vortice normale e questo è il vortice coi fulmini. Cosa cambia? Cambia che la maggior parte delle volte fa critico. E fa molto più male. E per farlo bisogna premere il tasto destro, aspettare un po' di tempo, veramente poco, e premere altre due volte il tasto destro. E verrà così. Ecco. Questo è tutto che c'è da sapere della Batsword. Come ho già detto, è un'arma molto difficile da usare, ma una volta imparata è veramente molto fastidiosa, oltre che forte. Se usate in touchdown bene, tipo quando saltano, boom, li rispedisci indietro neanche fossi giù di sì, mare. Sì, esatto. Esattamente. E niente, boh, direi che per questo video abbiamo finito con le spiegazioni. Magari ne faremo un altro subito in seguito a questo, mi sa che li pubblicheremo a breve distanza da uno dall'altro, vai a fanculo. Grazie. Perché mancano ancora appunto lo Spy Dagger e il Twin Blade. Magari esatto, che sono le spiegheremo alcune tecniche, tipo fare touchdown con la Plasma Sword, oppure fare touchdown con la Counter. Vi mostreremo varie tecniche che qua non vi possiamo mostrare perché appunto non è touchdown. E niente, diciamo, abbiamo finito con questa puntata, no? Sì, direi che abbiamo finito. Bravo. Stardo. Ecco, lui è più forte delle spade con me, le conosce meglio, stronzate varie. Vabbè, gioco da più tempo. Lui gioca da più tempo di me. Citazione. Io gioco da più tempo di voi. Citazioni di altri tempi, ragazzi. Cose che non si possono capire. Esatto. Bene, anche questa partita è finita. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Oh, guarda, abbiamo pure livellato. Esatto. Le missioni, stronzate varie. Ovviamente. Ah, una cosa che vorrei aggiungere è che questo mio personaggio l'ho creato apposta per la serie e per tutta la serie userò questo personaggio, appunto. Idem mio, abbiamo appena creato i personaggi, infatti siamo appena arrivati al livello 1, no 2, scusate. E niente, useremo questi personaggi qui. Abbiamo fatto la differenza che lui è il maschio e il mio è femmina, perché fra maschio e femmina c'è una differenza
abbastanza pesante, che sì, è il Dodge. Ma questo ve lo mostreremo nella prossima puntata. Direi che possiamo chiudere qui. Quindi alla prossima puntata, ragazzi, e ciao ciao. Ciao ciao.